Buonasera, mi chiamo Mariscalco Giovanni, sono di Burgio, sono un produttore di olivo. Questa sera siamo qua a Cartabellotta per parlare un po' delle problematiche che abbiamo più oggigiorno qua, perché tra i costi, gli aumenti di tutto quello che c'è, noi produttori stiamo sinceramente fallendo, non ce la facciamo più a tirare avanti. E ho notato una cosa, che questa cosa è incominciato a Bugio con una piccola riunione di una trentina di produttori, e siamo arrivati fino a Cartabellotta e stiamo capendo che c'è un problema in tutta la Sicilia, diciamo, non solo in questa zona, perché il produttore questi rincari non ce la fa più a tirare avanti. Stiamo vedendo perdere le nostre campagne che ci hanno lasciato i nostri genitori, e li stiamo abbandonando perché non ce la facciamo più a tirare avanti. E a me sinceramente mi dispiace vedere perdere quello che mi ha lasciato mio padre, che io dovrei lasciare ai miei figli, che più che altro è un avvenire che cerchiamo di dare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Speriamo di ottenere qualche cosa, non è che vogliamo né arricchire e né nient'altro, vogliamo sapere magari i prezzi, perché solitamente si comincia con un prezzo e arriviamo alla fine che non prendiamo niente, tra costi degli operai, tra il gasolio, tra tutto quello che c'è da fare in campagna, non ce la facciamo più. Allora, io sono uno degli abitanti di Cartabellotta, che sono stato tra gli artefici di fare questa protesta questa sera qui a Cartabellotta. Allora, innanzitutto il primo problema qual è? Che le spese ci stanno attanagliando, stanno portando tutti gli agricoltori cartabellottesi a un tunnel senza ritorno. Allora, io e i commercianti, i frantoiani e i commercianti non vogliono aumentare il prodotto, però noi siamo costretti ad avere una molitura più cara, un operaio più caro, un gasolio più caro e un concime più caro. Ditemi voi come dobbiamo continuare a produrre. E allora abbiamo deciso di fare questa protesta e di bloccare. Io sono Ciro Micheli, sono un agronomo, sono stato chiamato qui a Cartabellotta in questa riunione, una riunione che parla di olivicoltura, o per mio dire di produttori olivicoli che hanno delle problematiche, delle tematiche che riguardano in questo caso il prezzo dell'olio. Oggi non si può più raccogliere, le olive, lasciarle all'olificio senza sapere un prezzo medio di vendita. Da considerare che in quest'anno abbiamo un calo di produzione, ma non un calo di produzione solo nel nostro territorio. Da premettere che abbiamo fatto una riunione tra produttori, tra l'altro io sono un produttore, in questo caso abbiamo fatto questa riunione principalmente per discutere la problematica, in questo caso che riguarda Cartabellotta, Burgio, Lucca, Villafranca, dove praticamente sarebbe il territorio più vocato, il territorio che in questo caso rappresenta in questo caso la produzione più elevata per quanto riguarda la produzione di olio di oliva, ma nel contempo non si sa il prezzo dell'olio. Abbiamo un aumento di prezzi, in questo caso riguardando i concimi, del 300%, abbiamo un aumento di costo della manodopera, abbiamo in questo caso un aumento per quanto riguarda l'acqua per uso irriguo, quindi in questo caso oggi è giusto che le istituzioni regionali prendano carico di questa situazione drammatica che abbiamo nel nostro territorio inerente al settore agricolo, un settore che è totalmente abbandonato, un settore in cui dobbiamo intraprendere una via maestra. Mi sono permesso stasera di fare un intervento, l'intervento in questo caso riguarda principalmente l'OP. L'OP sarebbe in questo caso una associazione, o per meglio dire organizzazione di produttori, che permette in questo caso un giusto canale per quanto riguarda la macerazione, per quanto riguarda quindi la molitura, per quanto riguarda la distribuzione e la commercializzazione del prodotto, e in questo caso influendo principalmente di contributi pari al 30% per quanto riguarda la manodopera e spese connesse all'azienda agricola. Quindi la via maestra oggi sarebbe in questo caso l'associazionismo, quindi costituire delle cooperative per accedere alle OP, organizzazione di produttori. Questa è l'unica via maestra per quanto riguarda la tutela, per quanto riguarda la macerazione, per quanto riguarda in questo caso anche la commercializzazione del prodotto. Grazie.